questa cosa qui è inspiegabile, non riusciamo a capire perché questo animale, io chiedo scusa agli animali, ha potuto commettere un reato così. Io ti vengo incontro per salvarti la vita, tu si è trovato con le mani a collo e con un cazzotto è rinvenuto nell'autoambulanza. È ricoverato all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania Gerardo Diodati, il bagnino di 19 anni, aggredito ieri mattina a Marina di Camerota dopo aver effettuato un salvataggio in condizioni avverse del mare. Il ragazzo ha tratto in salvo una coppia in difficoltà. Una volta concluso il salvataggio, il bagnino si è avvicinato cortesemente ad un altro gruppo di turisti, chiedendo loro di non allontanarsi troppo dalla riva. Purtroppo, uno dei turisti, un 33enne napoletano, invece di apprezzare il suo gesto di preoccupazione e cortesia, ha reagito con violenza, colpendo il 19enne con un pugno al volto. Immediato l'intervento di un'ambulanza del servizio sanitario del 118 che ha trasportato il bagnino al presidio ospedaliero di Vallo della Lucania. I carabinieri hanno identificato l'aggressore in attesa della querela di parte. Il sindaco Scarpita ha espresso solidarietà al coraggioso bagnino e indignazione per la violenza che il ragazzo ha subito. Intanto dalla famiglia del ragazzo arriva una netta condanna all'episodio. Nell'attimo che ha salvato una coppia di sposini, aveva appena salvato una coppia di sposini insieme al suo collega, è andato a avvertire agli altri bagnanti di non tuffarsi perché il mare, come era ben messo, era agitato. E si è trovato con le mani a collo e con un cazzotto, e poi è svenuto e non ricorda più niente. Mio nipote adesso è in ospedale, si trova con un trauma cranico, contusione per tutto il volto, e che è ricoverato da ieri sera. Io penso che se c'è una giustizia, prima o poi, anche se è lenta, funzionerà prima o poi.